Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica, la rubrica del cabaret Fai da te. Amici degli spettatori, molti di voi si saranno domandando come mai questa rubrica e che cosa farà in questa rubrica. Ebbene, la mia risposta è questa: nasce questa rubrica innanzitutto per farvi sentire bene, sia voi che me. E poi nasce anche per le richieste che ho ricevuto da parte dei telespettatori. E sì, effettuando praticamente il mio giro per le città, naturalmente, ho sentito delle richieste. La gente mi domandava: Alberto, quei personaggi che tu hai portato in TV, il papà, quei sette fratelli, li vogliamo rivedere perché sono simpatici, ci hanno fatto ridere, ci hanno fatto passare dei momenti bellissimi, facceli rivedere. Ebbene, grazie a loro nasce questa rubrica del cabaret Fai da te. Amici telespettatori, comincio col presentarvi il primo personaggio, è il papà di tutti i sette fratelli. Voi lo conoscete naturalmente col suo nome d'arte, invece si chiama Giuseppe. Amici, lasciamo il passo e facciamo entrare Uzzupino. Vecchiaia, purtroppo si fa sentire. Sono già fatto vecchio, non ce la faccio più, vecchiaia, prima o poi tutti ce l'ho passato. Ora tocca a me, purtroppo. Vecchiaia, sempre vecchiaia, ci sono sempre problemi. Uno un pochino in bagno, un pochino già, non si può pigliare l'autobus, un po' uscire fuori in casa, un po' guidare, un po' andare all'altra banda, un po' arrivare con gli amici. Non te ne vuoi dire che ho barrabbini, tante cose. Non ce la faccio più. La vecchiaia è tinta. La vecchiaia è tinta e poi, non ne vai, ti tagliano tutti. Tutti che ti pigliano in giro, tutti che si approfittano di te, tutti che ti vogliono pigliare per fissa. Non si può campare più, non si ragiona più. Si approfittano tutti di te. Come appare uno saggio, non è che un boire ci hanno da barra, non ti puoi fidare di nulla, perché tutti si vogliono approfittare di te. Addirittura me ne è successo pure un amico mio che ne conosciamo di picciriti ne conosciamo, che sono dottore, pure la combinano, pure. E viene a chiesto, ci disse, metà mia, ci disse, va a fare una cortesia, ha un po' di donna che mi sento acciaccato, un saccio socchiaio, non è meglio che mi fai una visita di controllo e mi controllo come stai, c'è poco sapete, sai com'è, oggi una che vivo, alcun c'è più, manco cosa, non devo preoccupare, vieni nei mia, dici che ci penso io con te, vieni nei mia e ci penso io. Mi fa T e C, mi dice l'analisi, mi fa dice Vatina, dice, poi viene, dice un altro giorno, dice Trugno, dice il risultato. Voliste visto, ci telefonai, ci disse come, dice avvicinaci a dire una cosa. Mi fa T, mi fanno bravo, e C, ci sei C, che mi ha detto? Dice a me come, ci vado a dare, c'è due notizie, tinte, c'è due notizie, dice una che buttare l'altra. Ma dare due notizie, e che mi ha detto? Ci deve a dire c'è una tinta e una che ho tinta ancora. Niente mio, ci si ma ti mi fare migliore con una, per cortesia che già male mi sembra. Ci no, dice, che dice la cosa, dice, è critica, dice. La prima cosa tinta, dice, che ti ha detto? Dice, che tu, dice, fuori a ognuno, dice, hai, dice, un male, una cosa tinta. Ma, che mi dici? Ci non sono dice, e ti arrestano 24 ore di vita. Ma c'è mia, che mi dici queste cose? Non ci fanno 10 ore i miei figli. Ci chi sono? Hai stare attento. Dice, vuol dire c'è se chissà c'è una cosa tinta e l'altra cosa più tinta qual è? C'è l'altra cosa più tinta, dici, e chi te la viene a dire? Eri. Me la devo dire al dottore. Vengo del dottore, me la viene a dire a Eri. Sono andato in casa 24 ore, io stavo per morire. Meno male che ringraziando a Dio, poi dopo un giorno mi disse che aveva sbagliato analisi, un nero non che gemeva. E meno male allora mi ripicchiava. Sangue della vita mia,
meno male, manca di ricciare i miei figli, a collo che si viene a pigliare i miei figli, io non lo so, non ti puoi fidare più di nulla, non ne vai, si approfittano le tie, e ti pigliano in giro, ti pigliano più vista, ti fanno sentire ancora più titoli come stai. Ma è possibile mai? Si può cambiare così, si può cambiare così. Un poino manca a fare la spesa, un poino supermercato, un poino in una bagna, la bandiera mi viene a dire non macellaio, tra Siri, ci disse buongiorno, che ci voglio? Ci disse mi facesse un poco di tacchino, ma rispondevo, mi dispiace, ma un tacchino è esaurito. Come ci disse io? Mio, se non mangiare più, è un suo bocca pazza, ora c'è pure un tacchino esaurito. Non si può mangiare più, non si può cambiare più, io non ce la faccio più. La vita è fatta cara, noi ne facciamo sempre più vecchi, l'unico di cui ne potremmo fidare sono i nostri figli, le creature che ne vanno bene, sono guriti, noi potremmo stare in pace, sono guriti perché sono l'unico che si approfittano le tie, sono io, e c'è il mio figlio, che con me mi accompagnava perché mi disse, dice papà, non ti lascio solo, non ti faccio ire solo, va bene sangue mio, bene sangue mio, fammi compagnia, meno male. Come sarà a fare? E come sarà a fare? Come si può cambiare più? Come sarà a fare? Piaccio che non uscite a mio figlio, A mio figlio che puccio, conoscete, lo faccio conoscere io. Lo conoscete o non conoscete? E allora lo faccio conoscere. Vieni qua, che puccio. Vieni qua, papà. Vieni qua. Sta attento. Troppo la vecchiaia è... Chissà, troppo chissà. Stanziani sono purtroppo arrivata a una certa età, purtroppo se diventa come bambini, noi lo sappiamo, giustamente ci dobbiamo stare attenti perché loro c'hanno noi, siamo noi praticamente la loro angola di salvezza, per cui giustamente ci stiamo stare attenti, se non ci stiamo attenti non c'è stare attenti, poi giustamente ha ragione, non si può cambiare più, è verità, non si può cambiare più. Io non si può fidare più nulla, specialmente le dotture, come disse mio padre. Le dotture, pare che picca me l'hanno comandata la mia dottura. Pare che picca. Ultimamente, non parlo magari di mia, ma parlo di tre amiche mie che hanno bisogno di dottura. Se non c'è come la bicchiere di dottura è almeno. Se uno si sta veloce la dottura è una cosa che dice ma è dottura che sono tutte stesse, non sono tutte stesse, nella massa c'è sempre chi magari che può insettare, però la maggior parte purtroppo sono tutte la cosa, appena ti dice una cosa ti fanno l'ottima. Ma che si gira niente di me? C'è persone che giustamente erano, c'è ragazze che praticamente facevano un lavoro un po' particolare, un lavoro come dire di previdenza sociale. Pensavano praticamente per le persone, come si dice al giorno d'oggi, relazione sociale. Erano legati, queste ragazze, alla regione. Facevano una vita, come dire, notturna, perché annicchia facevano notturne, annicchia facevano diurne, praticamente erano legati e stavano sempre in mezzo alla gente. Avevano bisogno giustamente di un lavoretto per quanto riguarda rettifica corporea. Allora, che succede? Sono tre ragazze giustamente che sono a fiore del successo, che giustamente buttavano una bella bagnotteggia in casa e l'età passa, diventano un pochettino più cadute e quindi hanno bisogno di una rettifica. E si sono rivolte a questo dottore. Già sono nostro dottore. E ci fanno, già sappiamo, e ci faccio il dottore, dice, io dice, sapi com'è, io ci faccio un lavoro un poco particolare. Sto sempre a contatto con la gente. Io avrei bisogno che lei mi facesse ritornare per come mi ha fatto mia mamma.
il lempato. Il dottore ci face. Ah sì, ci dice, allora dice, ha bisogno dice, di un'operazione dice, chirurgica delicata. Ci si sì, dice, dottore, dice, lei va a capire, dice, col tipo di lavoro che faccio, giustamente passando l'età, passano anche giustamente altre cose. Dice, sì, sì, dice, lo capisco perfettamente. Dice, allora dice, facciamo una cosa, dice, si spogli, dice, e si faccia guardare, dice, che io le do una controllata. La ricetta giustamente si spoglia e si mette in comodità. Si mette in comodità, un dottore la taglia. Ci signorina dice, da quanto vedo, dice, la cosa dice, si può fare. Ci lei dice, per fare l'operazione che ha chiesto lei, dice, abbiamo bisogno, dice, però, dice, di levare, dice, un pezzettino di carne, dice, dal suo corpo. Un pezzettino di carne dal mio corpo. Ci sì, signora mia, dice. Però dice, io dice, la faccio ritornare, dice, illibata per come l'ha fatto sua madre. Dice, dottore mio, e di dove me lo può levare questo pezzettino di carne? Dice, io dice, direi, dice, magari, dice, non dico delle altre parti, dice, perché essendo che lei fa un lavoro a contatto con la gente, giustamente si vede, ma se noi leviamo un pezzettino di carne da un'orecchia non si nota niente. Dice, ma vuole levare, dice, un pezzo giù d'orecchia? Sì, dice, signora mia, dice, però dice, la faccio ritornare, dice, come l'ha fatto sua madre. E va bene, lo facesse. Un dottore accappava e la operava. Dopo un poco ci va l'altra amica. Ciao, si dice, buongiorno dottore, dice, buongiorno signore, mi dica. Ci senta, dice, dottore, dice, io avrei bisogno dice, di un'operazione chirurgica delicata come quella che ci ha fatto l'amica mia. Ci vorrei ritornare, dice, come mi ha fatto mia madre. Dice, signora mia, dice, si mette in comodità, si spogli, che io le do un'occhiata. L'amica mia si è spogliata, si è messa comoda, un dottore che a Paolo ce le sono occhiate. Signora mia, qua dice, l'operazione dice, un pochino più, diciamo, pericolosa del previsto. Come pericolosa? Dice, perché dice, qua dice, la cosa dice, un pochino molto più accentuata. Dice, lei dice, quanto tempo ha che lavora? Dice, là, dice, circa 20 anni che sono nel mestiere. Ah, giustamente, signora mia, dopo 20 anni. Dice, allora, dice, non c'è niente da fare. No, dice, si può fare. Dice, solo, dice, che ho bisogno di levare, dice, a lei, dice, non un pezzettino di orecchio, ma un orecchio sano. Ah, c'è tutto lì, un orecchio sano. Dice, sì, signora, dice, purtroppo. Dice, come faccio? Non lo so, si mette un cappello, si mette la parrucca. Comunque, se lei vuole fare questa operazione, io la faccio ritornare per come l'ha fatto sua madre. La mia mia eccellenza, dice, va bene, mi operasse. Un dottore acchiappava e la operava. Acchiappa e trasi l'altra amica. Trasi, dice, buongiorno, dottore. Buongiorno, mi dica, signora. Dice, dottore, dice, sape, dice, io... ho visto l'operazione delle mie due amiche, ci avrei bisogno dice, di fare dice, un'operazione del genere. Signora mia, dice, lei dice, come ormai già sa e come le hanno detto le sue amiche, si deve mettere in libertà e mi fa dare un'occhiata. L'amica mia si mette in libertà, si spoglia, un dottore ci va. Dice, signora mia, grave, la cosa grave. La cosa grave, in che senso? Grave, signora mia, guardate che travaglia. Ci va per 30 anni, dice, che sono nel mestiere. Ehi, io devo andare, signora, che faccio qua, devo andare. Io, dice, comunque, dice, posso risolvere il suo problema. E come, dottore? Dice, però, dice, dobbiamo, dice, asportare, dice, tutte e due le orecchie per ricostruire la parte, però ci faccio il lavoro. La faccio ritornare per come l'ha fatto sua madre. L'amica mia ci pensa. Dice, tutte le guadicche. Va bene, dottore, la facessa. Il dottore che appare e la e tutto finisce. Dopo un paio di mesi mi trovo a passare dalla litoranea a chiappe via queste tre amiche che giustamente stavano lavorando. Alla prima ci faccio come finisci l'operazione? Mi fa dice bellissimo a posto. Alla seconda ci dice come attiva? Ci avvia dice perfetta, buono. A chiappe mi rivolgo alla terza amica. Ci dice attiva come ti finivo? E un salutato. Ci dice là, attiva come ti finivo? Basta, quando passai lì, si girava, hai la voce, faccio, come? La vita è questa, signora. La vita è questa. Ebbene sì, ne vuoi detta un'altra? Come si sa, con la maggior parte dei giovani di oggi, io purtroppo sono disoccupato. Esso, non la voglio. A volte mi capita di fare qualche lavoretto, un poco travaglio e un poco no. Purtroppo mi devo agganciare e purtroppo se uno vuole cambiare, soprattutto con queste tasse che paghiamo, con tutta questa cosa, deve fare così, si deve dare da fare.
Ora io alla volte mi arrangio praticamente a fare dei trasporti. E saccio che c'è qualche famiglia magari che avrebbe bisogno di trasportare qualcosa o di caricare qualcosa in dialetto, io praticamente mi do da fare. E lo faccio in compagnia di qualche amico mio. Naturalmente conosco mezzo di trasporto. Anche questo amico mio un giorno mi telefona e mi fa, dice, sai, dice, c'è di fare, dice, una consegna. Una consegna? Dice, sì, dice. E mi dice, trasferire, dice, una lavatrice, dice, un punto a un altro. Una lavatrice? Dice, una lavatrice. Ora, giustamente, lavatrici sono elettrodomestici che pesano. Soprattutto perché ci sono lavatrici e lavatrici. Siccome noi dovevamo trasportare una lavatrice che, oltre a essere lavatrice, era pure asciugatrice, perciò il peso diventava doppio. Ma comunque, basta la buona volontà, ci disse, va bene, a morire. Acchiappamo, io e lui. E acchiappamo e ci siamo incamminati con un nostro mezzo di trasporto, una motovare. Abbiamo preso la lavatrice e l'abbiamo andata e siamo andati a consegnarla. Arrivate in una via, mi fa, dice, fermate, ricercare. E ci sono fermato. Mi sono fermato, siamo scesi. Abbiamo abbassato le sponde della motoape, abbiamo preso questa lavatrice, giustamente era bella pesante. Io l'ho presa da una parte, lui l'ha presa da un'altra parte e con forza siamo andati a consegnare. Anche qua giustamente siamo entrati nel palazzo. Appena visto questo palazzo, disse, ma non è un palazzo, cai, dice, cai. Inizia, dice, e ora ci siamo a chiamare Scannini. Dice, io a fare. Pacienza, a me, e ci siamo camminati. Già siamo lui turni, era abbastanza ampio, ci capiva la lavatrice, e siamo andati avanti. Siamo andati avanti e ci disse, ma c'è l'ascensore, ci aspetta che sta lì. Dice, niente, dice, non c'è né ascensore. Madonna mia, non so mazzo. L'ascensore, ci andiamo a fare a pe. Dice, a pe. Dice, chi vuole? Dice, pazienza. Dice, appena chiamiamo, dice, può essere che chi non riesce, oltre a pagare, né uno qualche cosa su vecchio, perché capisce. Va bene, anche a Pamo. A 90 euro e ca. Intanto, a 90 euro e a chiamare. Abbiamo fatto il primo piano, giustamente io ero stanco perché ho tenuto una lavatrice, soprattutto lavatrice e asciugatrice pesa e giustamente c'è vuole sostanza. Meno male che sono un tipo giustamente che resisto. E ci siamo fatti il primo piano. Ci siamo fatti il primo piano, a chiamare io, siamo andati al secondo piano. Arrivato al secondo piano stentavo, sai, perché giustamente la lavatrice era pesante. Ma la forza di volontà era talmente tanto e soprattutto la fame, per cui sono andato. Arrivato al terzo piano, però ve lo giuro, non ce la facevo più. Allora mi sono fermato e ci disse la mia moglie, ci disse, Talia, fai una cosa, a che anno è vero quanto piano manca? Ci disse, perché io ci sono assolutamente mal riposo perché non ce la faccio più, ti aspetto qua. La mia moglie mi fa, dice, va bene, dice, a che anno? Dice, ora scendo. Ok. E l'aspettai. Dopo un pezzo di tempo scende. Si avvicina e mi fa, dice, ehi, ci sei, che hai visto? Ci tantare le 100 notizie, una bella e una brutta. Ah, sì, ci sei, dimmi prima che già bella. Dice, chi già bella, dice, che manca solo un piano. Ah, meno male, sai, mi sembra. E dimmi che già brutta. Abbiamo sbagliato palazzo. Continuamente, non ti puoi fare più di nessuno. Dove vai, va, e come va? Grazie. Allora, per quanto riguarda i dottori, è successo non molto tempo fa. Una signora si presenta a un dottore. Grazie. Buongiorno, dottore. Buongiorno, signora, mi dica. Il dottore mio, dice, io sono un poco preoccupata. Dice, perché, signora? Dice, mi dica. Ci sa, dice, ciao, dice, a mio figlio, dice, che ogni volta, dice, che va in bagno, ci piace fare delle sculture con la sua cacchina. Un dottore, non si può, come signora, sape com'è. I piccerini giustamente ce l'hanno per vizio di fare una cosa del genere, lei non si deve preoccupare. Ce le passerà col tempo. La signora ci ha risponde, sicuro dottore mio, perché sape com'è, a zita non è che tanto d'accordo. Sempre dal dottore, entra un uomo, giustamente questo uomo aveva un piccolo problema. Era praticamente nato con 3 testicoli. Entra dal dottore, vede una bella infermiera e giustamente gli sembra brutto parlare.
L'infermiera le dice, senta, dice, tocca a lei, dice, sì, dice, io vorrei parlare, dice, col dottore in privato. Allora, il dottore lo chiama, dice, mi dica. Aido, giustamente, vedendo il dottore, gli sembrava un pochino brutto, e gli comincia a dire, dottore, sa com'è, dice, fra me e lei, dice, noi, dice, abbiamo 5 testicoli. Il dottore lo guarda, mentre dice, ma che mi sta dicendo? L'uomo ci dice, sì, dice, purtroppo sì. Allora gli risponde il dottore, e mi dica una cosa, quando è che si è accorto che lei ce n'ha uno solo? Perché tu vada al dottore, si presenta, dice buongiorno dottore, dice buongiorno, mi dica, dice il dottore, dice sapete, c'è un periodo di tempo, dice che mi sento, dice, un pochettino acciaccato, che si sente? Sape, dice, una volta, dice, facevo la prima, la seconda, avevo la forza di fare la terza, e poi la quarta, e mi impegnavo per fare la quinta, ci riuscivo, e ora purtroppo arrivata alla sesta non già faccio più. Ci fa il dottore, dice, ma insomma, dice, alla sua età lei dovrebbe evitare di fare queste cose, ci dovrebbe rinunciare. Ci risponde un vecchio, dice, dottore mio, come faccio a rinunciare? In casa a chiacchierare e scale come le fa. Complimenti, bravissimi veramente, sono stati davvero eccezionali. Complimenti a Zupino, complimenti al figlio, complimenti a tutti i personaggi perché sono stati eccezionali. Amici telespettatori, come state vedendo, mi sono cambiato di abito appunto per comunicarvi che la rubrica del Cabaret Fai da Te non è finita qui, continuerà, anche perché dovremo vedere l'esibizione degli altri fratelli, che anche loro sono, diciamo, bravissimi. Per cui, amici telespettatori, non muovetevi perché ci vedremo subito un pizzico di pubblicità, ok? Non muovetevi. Vi aspetto.